si poteva far meglio, poi, soprattutto nel primo tempo siamo stati troppo leziosi, abbiamo concluso poco, abbiamo fatto noi la partita, non abbiamo concesso niente al Pavia, ma troppo leziosi, poco cattivi, in zona d'attacco. Nel secondo tempo abbiamo avuto, ripeto, due palle gol a un metro dalla porta, poi abbiamo fatto un regalo, poi per fortuna l'abbiamo rimediata con la rabbia giusta, quella che forse nel primo tempo serviva per sbloccare i risultati. Una partita che se riuscivamo a sbloccarla la facevamo nostra, perché il Pavia non ha fatto niente. Abbiamo dato un primo tempo al Pavia senza quella cattiveria e quella fame che serve per vincere questa partita e sbloccarla. Pensavo che i regali fossero finiti, visto il buon risultato di sabato della difesa. Purtroppo oggi con Galli è successo. No, io ho cercato di vincere questa partita, ma ho inserito quattro punti da avanti, ho messo gente anche più fresca e ho cercato di vincerla. Poi è successo l'errore, le occasioni comunque le abbiamo avute. A San Marino abbiamo fatto gol facendo quattro occasioni, oggi su tre o quattro occasioni abbiamo fatto un gol, abbiamo fatto quel regalo, rendiamo molto di più come determinazione nel primo tempo, anche se la prestazione c'è stata, le occasioni le abbiamo create. È andata così, peccato, sicuramente sono due punti buttati via. Primo tempo potevamo velocizzare un po' di più il gioco, proprio essendo loro molto chiusi, quindi avere sempre il pallino in mano l'abbiamo fatto vedere, e quindi girare più la palla sotto l'aspetto della determinazione. Ultimi metri abbiamo preso un palo, c'è stata l'occasione di Caridi alla fine. C'è sempre da migliorare anche questi aspetti. Sono convinto che c'è da migliorare anche l'aspetto, appunto, dell'essere consapevoli che siamo forti. Adesso mercoledì abbiamo la Coppa Italia, domenica prossima la Carrarese, bisogna far punti anche se si gioca male, non mi interessa